conosci Cicalone? No, chi è Cicalone? Scuola di botte. Ragazzi, voi conoscete Cicalone, scuola di botte? Matteo in quest'ultimo periodo si sta guardando tutti i video di gente che si picchia o gente che racconta che si picchia e sta là e si sciallare in italiano? No. E si sollazza e si diverte. Forse sollazzare è proprio il più vicino a scialare. Sì. Quindi non lo conosco? Sì, sì, no, lo conosco. Cosa ne pensi? Polleggia. Si polleggia. Si polleggia. Cosa ne pensate di scuola di botte? Cosa ne pensate se la sera in un po' facciamo un video reaction ai di scuola di botte? Ciao Paolo, ho appena fatto il test del quoziente intellettivo, il mio risultato è di 120. Scusa, ma adesso vado a iscrivermi a medicina. Anzi, ma guardate che per fare medicina mica bisogna essere intelligenti. Basta avere un bisturi, un cuore aperto, fare due tagli. Basta aver giocato al piccolo chirurgo. Avete mai giocato al piccolo chirurgo? Basta quello. L'allegro chirurgo. Il piccolo allegro chirurgo. No, non mi devi prendere il collo. No, non è. No, Matteo. Ti è cresciuto un po'. Certo. Di larghezza. Si allarga. Adesso lungo. Ma poi devi vedere quando facevo alcuni esercizi dove il collo va comunque in tensione. E provavo a rilassarlo, ma non riuscivo perché metà del mio corpo. È un collo veramente lunghissimo. Ove chiss, un bello colletto. No, non devo dire le parolacce. Allora, andò a correre. Bravo. Vuoi venire? Ma sono in live, Matteo. Facciamo la live del campo scuola, bellissimo. Ciao ragazzi, siamo qui al campo scuola. No, non è una brutta idea. Vieni. Adesso parti con la. Non ho sbagliato le rune, porco. Con la come si dice, la televendita. Allora ragazzi, ma per te questo solo una vetrina? Sto scherzando. Non lo fare. Te la faccio. Non la fare. È cringe. Non mi tenere il collo. Ma perché mi devi fare? No. Ok, scusa. Ok, adesso va. Adesso Art non è il mio ragazzo. Come no? Stupida. Non mi toccare te. Ho 25 anni. Che c'entra? Che fai dire? Il piccolo era meglio. Sì, era meno grave. No ragazzi, no. Non potete capire. No! Dai! No, vabbè, ragazzi! Ma davanti a 2000 persone c'è questo che vi tocca le tette, il collo, mi fa sei piccolo, no! Non va bene. Ma è un collo così sinuoso. Ho un certo pudore. Sì, c'è un certo puzzo di pudore. Non si è lavato stamattina. Non farmi rispondere, piccato. Ma oggi ho un vocabolario molto molto più esteso. Hai un collo molto esteso. Non mi abbassa questa stagione. Ciao. Ciao King. E vieni qua. Ah, un culo, ah. Sembra che sei mancato tuo fratello. No, ma da piccoli facevamo di peggio, ragazzi. Veniva a dormire nel mio letto, facevamo cose che da esterno poteva sembrare atti omosessuali. Nulla contro, ma... Scusami, papà, scusami. Volevo dire che eravamo molto affettuosi.
Allora, dici? niente, vita mia. Ti amo. Non mi toccare il collo. No, ma ti sto Non giocando. Porco due, non è vero. E basta. hai il collo come quello di un dinosauro. È un po' da dinosauro il tuo combo. Baciami, stupido! Ciao Paolino, volevo dire che siete proprio una bella famiglia e volevo sentire il tuo accento catanzaresco. Ma tutto a posto, come stai, compagni? Mi dimo alla... Ah, poi non esiste l'accento calabrese, ragazzi. Da Catanzaro a Cosenza o a Reggio c'è un abisso. Reggio parlano come a Messina. Molto Reggio parlano come a Reggio. simile più al siciliano che al calabrese, questo. Ah, ho perso. Cringe, 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 cringe. Vabbè, dai. Sto back fa un po' cagare, però lo vedo un po'. And don't think by yourself. Ho scritto Dave, lo scrive Delid. Va bene, morto quello. Ma la domanda che mi faccio è, ragazzi, uccidiamo? Non lo prendo l'assist. Grazie a Dio. Sembra fortino sto tizio con Yasuo, eh. Chissà se muore, secondo me... No. Aiuto! 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 Ricollo, che vi devo dire? Se le Magic Resistance, questi hanno un sacco di danno AP.
Faccio Loket, Tabi, 3D ce li hanno, eh. Però la parte bozza della mappa fa più danno magico che fisico, un altro po'. Dobbiamo prendere il Drake. Ma diciamo che mi fanno un po' pena loro. Volevo flashare, no. Non mi serve neanche lo sbaglio. Mi stupido. Ciao Paolo, ti volevo solo dire che ieri è entrato mio padre in camera e dal nulla mi ha detto: "Beh, già mi stupido". Davvero? Sembra un bellissimo memino. È giusto che Batman stupido sia international. Occhio, perché qua vedo. Allora, sentite qui ragazzi, questo Yasuo è uno dei più forti che abbia mai visto. Mi avete capito bene? Uno dei Yasuo più forti che abbia mai visto, di una pulizia, di una capacità, di un'intelligenza, di una skill. Veramente delle bestie sacre ci sono a Steven. Vorrei rombare un po', ma... Allora... Non dovrebbero vedermi qua. Scrivere, wait my air. Cina, andiamo midlane. Ci abbiamo un Ah, bel già mi team, mi metto la stupido. musica.
Se non muore è buono. Io ci tabbi. Se non muore. Tira delle mazzate Nautilus incredibili comunque, di passiva. Andiamo mid lane. Questa musica mi fa un po' cagare. Questo qui rompe il cazzo, però. Non ce l'abbiamo nel DPS. Ah, sto giocando proprio come un cane, cazzo. Almeno questi dovrebbero morire adesso. Madre di Dio, che tragedia. Focus! Ci sono. Faccio minuti e minuti a casaccio e poi dico: ehi, aspetta, ma sto giocando a casaccio. Allora, come si vince? Se li ingaggiamo, questi muoiono con Yasuo. Torre botta possiamo prendere. Loro dovrebbero essere in base. Lo scudo non c'è più. La torre è stata distrutta. Benissimo. Diamogli una mano ad attaccare questa torre. Questa è la prima call giusta della partita. Benissimo. Andiamo mid lane. Aspetta, per me questo è critico. Un nemico è stato ucciso. Secondo me ne muore un altro, è loro. Benissimo, giochiamo per la mid lane, giochiamo per l'Eraldo. Ma, buono, abbiamo preso il flash in ame. Questa non la possiamo pushare. Kai'Sa prende la torre bot, non ci può fare nulla. Yone adesso arriva mid lane. Benissimo, andiamo via. Ok, oh my bad, qui c'è una ward, no.
Risettiamo, questo ancora non ce l'abbiamo, ma a breve ce l'avremo. Giochiamo per questa cosa qua. Molto meglio. Baciami stupido. Peccato, se prendevo quello era perfetto. Anzi, notate qualcosa di diverso? Notate qualcosa di diverso, ragazzuoli? Sembrano due videogiochi diversi, no? C'è il carretto di mango. No, ragazzi, non stanno entrando loro. Abbiamo giocato bene noi, cosa che prima non stavamo facendo. Non diamo sempre demeriti agli altri, ma prendiamoci anche i meriti nostri. Maron? No. Qualcosina sarà cambiata, ragazzi, o no? Secondo me questa è una brutta call, io non l'avrei mai fatta. Poi
Cannon, quello che rischia sempre, questa cosa non l'avrebbe fatta. Ma ci stava. Brutto. Lilia in 6, Lilia in 6, Lilia in 6, 4, 3, 2, 1. Dai, Lilia, se apparì sembravo Faker, cazzo. Proprio rimasta midre, non fa un cazzo. Poverino. Comunque questi qui sanno solamente rompere il cazzo. Non sanno mai dirti bravo, sanno solamente dirti che fai schifo. Secondo me è proprio un problema del cervello. Questo è stato l'errore più grave della partita. Mi sono inserito di nuovo. C'è pure il Knights, boh. Quella cosa toccasse è molto forte. Oh, sì, efficienza, sì. 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 Oh, sì. Scusate. Calmi. Cioè, questo è il mio lavoro, dire cazzate, ne dico qualcuna, ti calmi? Ma scusami. È il mio lavoro dire cazzate? Wow, che affermazione pericolosa. Un po' sì. Sono cazzate divertenti, sì. C'è un buco? L'ho tankato apposta.
un buco? Non c'è. Non c'è jungle. Vorrei ingaggiare, ma c'è troppa paura. Giochiamo per Baron. Ho sbagliato. Quanto è grave non lo so, ma mi rallenta i 7 secondi. Se mi stoppano qui è gravissimo. Sembra un team, ragazzi, o sbaglio? Vi faccio Redemption. Vi potete fare anche lo Zeke, sapete? Anzi, io vi faccio lo Zeke. Buono. Anzi, meno male che ci hanno rubato il Baron, altrimenti il game era troppo semplice. Veramente, meno male. Se no era già vinto. Volete dire cazzate per lavoro? No, sono serio, ragazzi. Più sono difficili le partite, più ci alleniamo. Non è bello giocare partite facili. Per questo gli early game tendo a entrarlo sempre. Poi quando il gioco si fa un po' più duro, dico vabbè, tardiamo. Cosa dobbiamo fare? Allora. Ingaggiamo su di chi? Su di chi? Su di chi? Chi è più forte loro? Ione. If we kill Ione and Lilia is free team fight. Keep in mind they have zone. Also Kai'Sa, we can shot everyone. Go together. R.E. Karma, R.E.K.M.E. We got this. Troppo
Troppo facile fare le cose bene quando le cose vanno bene. Falle bene quando le cose vanno male. Lì che sei king. Il Nezzo lo diamo Yasuo. Non c'è più Ward, ragazzi. Devono resettare questi qua, l'hanno capito o no? Mamma, veramente perfetto. Mamma, veramente. Non credevo nemmeno di poterla fare una roba del genere su Nautilus. Mamma mia. Ragazzi, e questo è Paolo Cannone, l'uomo che entra tutti gli early game, poi dice, vabbè, adesso giochiamo bene. E vi vince la partita così, all'improvviso. 22, 22, 22. Così forte che l'hanno cagliato. Mamma mia, ragazzi, siete veramente delle...
Posso farti una piccola critica? Sei Silver 4 da 8 anni, non capisci nulla del videogioco. Sei stato cresciuto, ai super sono boostati e pane. Vedi la partita dove c'è uno che fa 1-3-2, sta giocando di merda e poi fa: vabbè, adesso giochiamo bene. Iniziamo magicamente a vincere tutti i fight. Iniziamo magicamente a prendere tutta la vision, tutti gli obiettivi. Tieni, carriera. Ma chi ti è cresciuto? Vieni qui, io ti posso aiutare. Sei tu che non ti fai aiutare perché non vuoi, ma io ti posso aiutare. Posso cambiare la tua visione del mondo, che è una merda. Ma non è colpa tua, è colpa del tuo cervello, delle persone che ti circondano. Io ti posso aiutare. Prendi la mia mano, se no.